Ciao, sono una bambina di nome Agata. Abito in Italia, insieme ai miei genitori e ai miei fratelli e sorelle, in una città chiamata Padova. Siamo nell'anno 1305, in quel periodo che sui libri di storia è chiamato Medioevo. Oggi è domenica e dal mio letto ascolto i rumori della mattina di festa. Sento il canto del gallo, i rumori della strada, i carretti e i cavalli. Sento i suoni che provengono dalla cucina. La mamma ha già acceso il fuoco nel forno fuori casa perché più tardi cuocerà il pane. Il pollo sta già bollendo dentro al paiolo e la mia pancia borbotta nell'attesa di mangiare quella carne morbida e prelibata. Non faccio colazione perché mi devo preparare per andare a messa. Mi lavo con l'acqua pulita del secchio. Indosso i miei vestiti migliori e metto perfino le scarpe perché oggi è la festa dell'Ascensione. Andremo nella nuova chiesa. Siamo ospiti del signore Enrico degli Scrovegni, nella sua cappella appena finita di affrescare dal grande pittore Giotto di Bondone. Quando entriamo nella chiesa illuminata, da bellissime finestre colorate, rimaniamo a bocca aperta. Su ogni parete scorrono le immagini della vita di Gesù, dalla sua nascita fino al giorno del suo ritorno. Un'immensa raffigurazione del paradiso che occupa una parete intera. Lo sfondo di ogni scena è blu, quindi pare di essere sospesi tra la terra e il cielo. L'altissimo soffitto brilla di stelle d'oro. Che spettacolo meraviglioso! Oggi vorrei che la messa non finisse mai. Vorrei percorrerla tutta questa chiesa, che al posto dei muri ha dei fondali, come se fossimo in un grande teatro. Quando arrivo davanti alla scena, che raffigura l'ascensione di Gesù, le parole del Vangelo, che sta leggendo il diacono, si animano e prendono vita. Il signor Giotto ci ha messo proprio tutto. Sono trasportato dentro all'immagine e divento anche un discepolo. Siamo su un monte e Gesù, risorto, è insieme a noi. Ci sono gli 11 e anche Maria, la sua mamma. E guardiamo per l'ultima volta il nostro amico e maestro Gesù che sale al cielo e torna da suo padre. Tra poco non lo vedremo più. Già una nuvola lo sta nascondendo dalla vista. Lui è tutto proteso verso il cielo, già circondato dagli angeli e dai santi del paradiso. La sua veste è bianca e ci ricorda che Gesù è il vivente, il risorto che ha offerto la sua vita per noi. Ma non siamo tristi, perché due angeli ci ricordano le ultime parole che ci ha lasciato Gesù e ci scaldano il cuore. Ha detto: "Non rimarremo soli, perché il suo Spirito Santo ci consola e ci dà forza." Ha detto che lui è insieme a noi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ha detto che un giorno ritornerà per prenderci con lui nella sua casa.